Bene, quindi dobbiamo continuare da questo punto. Scendendo qua sotto, abbiamo questo forziere. Qua invece ci sono un sacco di questi schifini. E qua sopra di noi abbiamo il vermone. Ma non ho idea se questi schifini qua mi siano di qualche utilità. In teoria, se voglio passare da questo lato, sì. Anche perché sono imboscati benissimo. Ovviamente. Era ovvio che non sarei mai riuscito a passare. Sono imboscati là dentro, ma proprio bene, 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 eh. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è passare da lì dove c'è quel cristallo. Ma in teoria non dovrei riuscirci. Il cristallo è lì proprio perché io non dovrei riuscire ad arrivarci da quel lato. E invece c'era abbastanza spazio. Perfetto. Ok. Ah, beh, certo. Se voglio arrivare di là. Aspetta. Aspetta. Ecco fatto. Allora, qui abbiamo un altro di questi crono. E attivare le bombe a cosa mi porta? Mi porta a distruggere i cristalli. Ma quante ne hanno messe qui? Ok, proviamo ad azionarlo. Prendiamo una caccola. Ok, dai. Oh, finalmente. Ta-da-da-da-dan-dan. Oh, e che ti pareva che non arrivavano i nemici? E da lì posso continuare però, almeno. Eccolo. Aspetta, che mi metto in un punto più sicuro per combattere, va? Bastardi, datemi un attimo. Vi piace combattere negli spazi stretti dove la telecamera è una merda e io non vedo neanche dove sono, eh? Maledetti angeli caduti. Oh, poverino, è caduto in acqua. Non ti vedo. Non lo vedo. Una degna finisher, devo dire. Ma se vado in acqua, ok, posso uscirne. Quindi, se proseguo verso questo muro, dov'è che finiremo? Finiremo qua fuori. Quindi da qua si prosegue? Sì, da qua arriviamo al mio obiettivo. Ah, siamo ritornati dove c'è il vermone. Quanto mi sei mancato? Stai lontano un po'. Prendiamo la cesta e torniamo giù. Proviamo un attimo a proseguire da questa parte e vediamo che cosa abbiamo. Allora, lì abbiamo una cesta verde di vita. E così otteniamo anche l'ultimo cristallo che ci serviva. Perfetto. Ottimo. Mentre qui abbiamo probabilmente un rampino che ci farà arrivare dall'altra parte. E lì c'è una cesta illuminata dalla luce divina, ovviamente. Quindi ora, entrando qui, era ovvio che arrivavano dei nemici. Oh, ma guarda. Ho il fianco. Come ho detto, continuo ad usare la falce perché devo livellarla, ma soprattutto
mi dà un po' di boost anime, quindi è sempre bene usarla. Bastarda. Vai, vai, volevate accerchiarmi? E io mi proteggo con la magia. Attacchi ad aria anche durante le animazioni, vi piace la cosa? Bastardi? Volevi colpirmi, lei ci ha provato, eh? Credo di averla... Ah no, ok. Credevo di averla ammazzata durante l'animazione mentre uccidevo l'altro. Vieni allora. Sii tu il primo a venire a combattermi. Ma tutta l'animazione di lui che scendeva era necessaria? Aiuto. Oh, ma lui colpisce anche i suoi compagni, tra virgolette. Aia. A lui non gliene frega un cazzo mentre io sto facendo le animazioni. Dov'è? Eccolo. Iniziamo a farne fuori uno alla volta. Grazie di averla colpita. Volevo proprio liberarmi di lei. Aspetta che mi curo un attimo, eh. Dammi un secondo. Vieni qua ora. E che cazzo? Tutto lo spavaldo e poi... Sacchete, morto come tutti. E ora vediamo che cosa stava proteggendo. Ovviamente una via per proseguire. Una via che ci ha portato un po' più sopra. Che bello che posso continuare a farlo quanto voglio questo attacco. Certo, ne sto abusando, ma ehi. Il gioco mica me lo impedisce. No, 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 guerra. Ecco, bravo. Che se durante l'animazione cadevi, ti giuro che t'ammazzavo io prima. Ehi! Oh, di nuovo, eh. Oh, e finalmente abbiamo caricato la nostra ira. Così nel caso di bisogno perlomeno ce l'abbiamo. Ed eccoci finalmente arrivati al nostro obiettivo. Vabbè, un po' sempliciotta questa animazione. Mi sa che è meglio che ci sbrighiamo, che qui inizia a esserci un po' troppi tremolii. Ma statevene buoni un po'. Ste fatine elettriche delle balle. Oh oh, qui c'è un'arena, o meglio... Più che un'arena, cioè sì, è un'arena, ma qua dobbiamo solo scappare. E io ho il timore che lui sia troppo vicino. Vai un po' via. Ok, e una è fatta.
Vorrei saltargli in groppa e cavalcarlo da una parte all'altra. Ma credo che ovviamente non sia plausibile la cosa. Ecco qua. Uff. Ok, vai un po' via, vai in un punto un po' più lontano. Che culo. Vai via, maledetto. E abbassati un po' che non vedo dov'è l'altra piattaforma. Merda, 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 merda. Avrei dovuto aspettare che avesse fatto un altro giro. E no, e dai, mi ha abbassato tutta la cosa dell'ira. Ma sei un pezzo di merda. Ma porca troia, con tutta la fatica che avevo fatto per ottenerla. Vai, vai, vatti a fare un giro un po' più lontano, da. Che poi un trucchetto per non farsi sgamare subito c'è in realtà. Bisogna saltare prima di entrare dentro la sabbia. Ok, questo è il giro, questo è il giro. Troppo tardi, mi dispiace. Ora, ora. Vai, 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 non lo vedo, ma so che era lì. Ok, l'abbiamo evitato. Ok, quella è l'ultima piattaforma. Quella è la nostra ultima piattaforma. Vorrei aspettare che lui faccia il giro definitivo. Quindi aspettiamo che giri qua dietro l'angolo. Bravo, vai, fatti il giro. Uno, due. Eccoci qua, che culo. Ecco fatto, ok, vatti a fare un ultimo giro. No, via da qua, via, via. Stupido vermone. Vai, 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 vai di là. Ok, aspetta, aspetta. Corri, corri, corri che ormai ci sei. Ecco fatto. Vaffanculo. Stupido vermone. Prendiamoci il nostro premio. Il mio premio era non perdere la mia ira. Ma va bene. Va bene anche così. Oh, meno male, dai. Almeno non lo vediamo più sto vermone. Ma voi ancora non l'avete imparato, vero? Mandarmi demoni di basso rango per fermarmi, eh? Ancora non l'avete capito contro chi siete, vero? Non vedo. Ecco fatto. Qualcun altro? Oh, di nuovo tu. Arriva. Oh, ma ora siete in due, vedo, eh. E tu hai un cannone. Aiuto. Ovviamente tu sei il primo dei due da far fuori. Ecco fatto. Giù il braccetto, stronzo. Bastardo? No, prendilo.
Ogni tanto mi dimentico che gli oggetti si possono prendere in questo gioco. Allora, spara schegge seghettate che infliggo danni superficiali e esplode al comando. Premi R2 per sparare, premi L2 per farla esplodere. Vieni qua, per favore. Maledetto. Avevate un'arma così forte e non me lo dicevate. Maledetti. E ora possiamo proseguire. Oh, quest'arma, è vero, non sparerà all'infinito come sparava quella degli angeli, però l'esplosione sicuramente fa il suo porco danno. Che poi, come estetica, mi ricorda molto un'arma di Saints Row Got Out of Hell. Ovviamente questo è uscito prima. Però è un... Oh, beh, me l'avevano anche lasciato qui. Però è un filo diversa su quel gioco. È ancora vivo? Credo di no. Credo sia appena morto. Ho sentito un rumore tipo di serpenti. Vabbè. È morto? No, è morto qualcuno lì vicino però. Grazie. Per fortuna che non hanno i proiettili contate queste cose. Meno male che i demoni e gli angeli sanno come fare. Ma arriva cosa? Ma stai buono, scemo. Ah, è vero che posso anche colpirli. Aiuto, mi sono fatto male da solo. Questa è stata un po' cattiva anche da parte mia. Era a terra, gli ho sparato un missile nel culo e l'ho fatto esplodere. Vabbè, non siamo mica i signori della guerra per nulla. Facciamo le cose con la dovuta calma. Lì c'è un ponte. Come lo tiro giù? Ok, bastava aspettare. Ehi, buongiorno, eh. Ah, buongiorno a tutti. Che dire, che dire. Aia. Non era certo quello che avrei voluto dire come prima parola, ma ehi. Ma stai buono. Ti tiro una cannonata in faccia. E non nel senso in cui pensavi. Oh. Ce n'è ancora uno. Ti ho sentito. Ah, ecco. Facile sparare quando sto mirando già un altro, eh. Dai, ne arriva un altro? No, arriva quel... Allora, sei un genio, fattelo dire. Vedi che questo cazzone con un cannone gigante in mano sta sparando a tutti i tuoi compagni e la tua scusante è non ci fai paura e mi abbassi pure il ponte. Sei un genio, fattelo dire. Ok, liberiamoci di un cannone alla volta. Alle scuole superiori queste frasi potrebbero suonare strane, effettivamente. E finché non mi vedi, io continuo a sparare. Certo, guardalo il furbo. Guardalo il furbo di merda che spara mentre sei in animazione.
Vai, 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 vai. Voi continuate pure a venire. No, no, ma tu continua pure. Oh, sono le vostre armi. Dovreste prendervela con i vostri ingegneri, eh. Guardalo, guardalo che è bloccato. Dovreste prenderla con i vostri ingegneri demoniaci, non è colpa mia. A proposito di ingegneri demoniaci, a questo punto, visto che ci sono lì le ceste, io le uso. Ce ne sono due, è palese, anzi tre, è palese che qua volessero che tu perdessi un po' più vita, quindi usiamole. Cos'è sto rumore? Bastardo. Sentivo un rumore tipo... tipo minigun. Vabbè, ma tu sei furbo, fatelo dire. Ah, ecco cos'era il rumore. Non era un'arma. Erano loro che si calavano dal filo. Mi volevano fare la imboscatona, uno da un lato e uno dall'altro. Eccoli là, furbi loro, eh. Ve l'ho detto, non dovete prendervela con me. Dovreste prendervela con chi ha progettato le vostre armi. Guarda, ne arrivano altri. La lezione proprio non l'avete imparata, vero? Al volo ti ho preso, al volo. Ehi, chi è? Ma stai buono. Devo smetterla di sparare i missili sotto i piedi. Per fortuna che sono stati talmente previdenti loro che hanno messo ceste di cura ovunque. Ok. Vogliono che io abbandoni il mio bel cannone. Vabbè, grazie di tutto, amico. Sei stata un'arma fantastica. Taradaradandan. Qui abbiamo un'arena, vedo.